السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Cominciamo oggi, dopo le vacanze, le ferie, ora ricominciamo le lezioni sulla traduzione del Sampukrana. L'altra volta siamo arrivati al verso... Un attimo, ok. No. Eravamo arrivati al versetto 11 del Sacro Corano. Fi kulubihim maradun fazadahum allahu marada wa lahum azabun alimun bima kanu yaksibun. Nei loro cuori c'era una malattia, così Allah li ha peggiorato nella loro malattia e per loro è in serbo un severo castigo perché mentivano. Abbiamo concluso questo versetto. Una cosa, un commento che volevo aggiungere anche è sulla numerazione dei versetti. Se vedete che in alcuni Quran questo sarebbe o corrisponderebbe al versetto 10 invece di 11, non è che in questa versione del Quran abbiamo aggiunto ad un versetto Nauzubillah, Dio ci protegge da questo. Soltanto la differenza è che noi calcoliamo anche il primo versetto Bismillah Rahman Rahim in questa numerazione. Gli altri invece no, anche se lo scrivono. E così, secondo noi, Bismillah Rahman Rahim, secondo tutti, il versetto Bismillah Rahman Rahim fa parte della rivelazione divina. E non pensiamo che sia giustificato non contarlo insieme con gli altri versetti. Per questo motivo noi contiamo sempre Bismillah Rahman Rahim e così quando abbiamo dei riferimenti il versetto ci possono essere di differenze di un numero tra i versetti. Questa è una cosa. L'altra cosa è che proprio su questo versetto, un po' solo per ricordarsi di cosa si trattava, qui si parla delle persone che non vogliono neanche ascoltare al messaggio divino. E qui dice Allah che fi kulubihim maradun fazadahum Allahu marada, che nei loro cuori c'era una malattia, così Allah li ha peggiorato nella loro malattia. Ma qui importante è, e per questo è importante anche capire la lingua araba, perché in italiano questa cosa potrebbe essere molto confondente, che Dio non voglia che una persona che è già malata, Allah rende questa persona più malata, ma questo non è il fatto, perché la parola maradun, che è stata utilizzata qui, maradun, è una malattia causata da una persona stessa. Non è nel Sacro Corano, Sayyidina Ibrahim al-Islam dice inni maristu wa huwa yashfini, che sono stato io malato e Allah mi ha guarito. La malattia viene dalle azioni o inazione di una persona e qui fazalahum lahum maraza non significa in modo che li ha peggiorato nella malattia, ma è semplicemente una cosa di causa e effetto. Se una persona ha una malattia e non fa nessuna cosa a guarirsi da questa malattia, il risultato è quello che questa malattia si peggiorerà. Praticamente quando una persona continua le sue abitudini e non si allontana da queste abitudini che possono causare questa malattia. Così qui Allah non è il fattore che aumenta la malattia,
ma è semplicemente una Allah, come ha messo la regola della natura, che se continui in un certo sentiero, in un certo percorso, naturalmente il risultato sarà quello che la malattia, la debolezza, l'indifferenza si continuerà. Per esempio, si dice, e questo è meno una discussione teologica, ma più una discussione della lingua grammatica poetica di arabo, no? Come avevo accennato prima, che l'arabo che studiamo oggi nelle scuole, tutto questo non è valido per la traduzione del Sacro Corano, perché il Sacro Corano è stato rivelato in un'epoca dove, prima cosa, non esisteva la grammatica di arabo, e era la poesia che era la fondamenta della lingua araba. E qui, nel dire fi kulubi marazun fasadu mulamaza, è la stessa cosa come dire che se tu chiudi la finestra, Allah ti metterà nel buio. E questa è una poesia, o un modo di dire in arabo, che significa che se tu chiudi le finestre, le chiudi tu. E il risultato è che quando hai chiuso tutte le finestre sarai nel buio, non entra più il sole. Allora è colpa di Allah, nauzubillah, che non entra più il sole, è colpa di quello che ha chiuso le finestre. E qui, in questo contesto, anche il versetto prima, di questo che è stato menzionato, che fi kulubihim maradun fazadu quelli che loro hanno chiuso i loro occhi, se li se parli con loro, non parli, non ha nessun effetto, non vogliono neanche ascoltare. Su questo modo si dice che sono loro che hanno chiuso le finestre dei loro cuori, e il risultato è che il cuore è diventato ancora più peggiore. Questo è fi kulubi marazun fasadahum Allahu marazan walahum azabun alim, e così il loro castigo sarà doloroso, bima kanu yaksubun, perché mentivano. E qui bima kanu yaksubun, il mentire è la malattia, no? Che loro continuano a mentire, e una persona che continua a mentire, la sua malattia del cuore solo si aumenterà, non ha altra scelta. Andiamo avanti. Va isa qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslimun. Va e isa, quando qila si dice a loro. Qala, lui dice, qila, a lui viene detto. Così si dice a loro, no? Kila si dice lahum a loro. La significa, se la è prima di un verbo, è un imperativo di non fare una cosa. Diventa un modo imperativo. La non è semplicemente un no, o non fare questo o qualcosa, ma è una cosa più forte, che mi raccomando che non lo fai, no? Allora, quando si dice a loro la tufsidu, non create disordine, fi in, ma in questo contesto lo traduciamo come in, fi significa in, ma dobbiamo tradurre come sulla terra, perché non si dice in terra o nella terra, sulla terra, fil arde, al-ard, come detto che questa parola al-ard in arabo, lo possiamo ricordarsi perché in inglese è molto vicino, si dice earth, in tedesco si dice erde, ma in italiano è terra, un po' diverso.
ma al-ard, e la terra, non la terra tutto il mondo, ma significa anche nel paese, nella città o tutto quello che è nelle vicinanze, no? Così non è che loro creano disordine in tutto il mondo, ma nell'ambito in cui vivono. E si dice a loro che non create disordine, fil arz, nella terra, sulla terra. Qalu, e si replicano o rispondono o semplicemente dicono innama, soltanto noi, nahnu, muslimun, promotori di pace e riformatori. Questo è un aspetto anche molto interessante e qui già all'inizio Dio ci ha dato un momento di riflessione, no? Che ogni persona che crea disordine nella terra, nella sua prospettiva, nel suo modo di vedere le cose, sta facendo questo per fare il bene. Ogni persona che è un aggressore, ogni paese che è un aggressore sull'altro, lo fa mai dicendo, dichiarando che noi vogliamo creare disordine. Ma no, noi lo facciamo, noi siamo aggressori perché vogliamo riformare le persone, vogliamo promuovere la pace. No? E questo è poi spiegato anche nel Corano, anche semplicemente il modo come il diavolo fa la razionalizzazione, che anche il diavolo ci invita sempre a fare una cosa bene per giustificare, a avere un'intenzione buona per giustificare un'azione male. Per esempio, il diavolo non dice mai o non sussurra mai in un cuore di una persona che uccide, che tu devi uccidere perché ami la violenza, no. Ma è sempre una scusa, sempre una giustificazione, che tu devi uccidere questa persona perché merita di essere uccisa, perché devi proteggersi, perché devi vendicarsi, perché devi fare qualcosa. Tu devi rubare questa banca perché i tuoi bambini hanno fame. Tu devi non pagare le tasse perché il governo ruba queste cose da. Sono come aspetti che sono sempre le giustificazioni interne che abbiamo. E questa è la prima parte di riconoscere il diavolo come sussurra, no? Che noi non siamo qui a leggere il Corano, a dire che qui si parla di, non so, quei miscredenti o gli infedeli che hanno fatto questa cosa nella storia. Ma questo è un versetto per noi, indirizzandoci che non siate tra loro, che se voi siete coloro che creano in un modo o l'altro disordine, no? Lo fate con l'intenzione di promuovere la pace. Ma alla fine, se il risultato è il disordine, non avete promosso la pace, no? Questo è un versetto su cui dobbiamo fermarsi e anche riflettere durante la lettura del Corano, che quali nostre azioni, e questo è adab, l'etica di leggere il Corano, che questo versetto come viene applicato nella mia vita quotidiana, no? Che se io faccio qualcosa e qualcuno mi dice che non devi farlo, e la mia risposta invece di riflettere che perché non devi farlo, quali sono i danni di quello che ho fatto, invece di farlo questo, io inizio a trovare le giustificazioni. No, io lo faccio per un motivo buono, no? Nella mia esperienza personale, perché conosco le persone, alcune persone, e conosco sempre le scuse che hanno. Una cosa di misurare
la propria intenzione e se le proprie azioni sono buoni, e è semplicemente quello di calcolare e misurare la qualità della propria preghiera, no? Quanti siamo sinceri nella nostra preghiera? Se facciamo un'azione e la chiamiamo che questa è un'azione buona, ma infatti noi stessi siamo deboli nelle nostre preghiere quotidiane, tutto questo significa che questa cosa ci sta allontanando da Dio. E l'altra cosa più facile è semplicemente non fare disordine, non creare disordine, non disturbare la pace delle altre persone per nome di pace, no? Fare una cosa buona e non creare disordine. Allah innahum humul mufsiduna walakin la yashurun. Ancora un versetto che ci deve invitare molto a riflettere su noi stessi. Allah, guardatevene, Allah è un modo di dire che quello versetto che è preceduto, noi ora dobbiamo dare più attenzione su quello che viene. Allah è un modo di svegliarsi. Allah è che ora vi dico la risposta, no? Innahum sono di certo loro, loro, proprio loro, al mufsiduna che creano disordine. Coloro che dicono che loro sono promotori di pace, sono infatti loro che creano disordine, ma valakin va da sola, questa parola significa è, ma se è congiunta con lakin, è ma. Ma la non yashurun si accorgono. Yashurun si accorgono. Questo è anche ancora un modo di riflettere su noi stessi, perché significa che coloro che creano disordine non si accorgono che stanno creando disordine. Questo significa che normalmente le persone che creano disordine non sanno che lo stanno facendo o no. Per questo motivo è un momento di autoriflessione che se noi nel nostro modo di vivere, nella nostra quotidianità, viviamo in un modo senza riflettere su questo che, ah, magari io sto creando disordine in famiglia, con i vicini, con i genitori dei bambini, o non so, nel mio ambito al lavoro, sono io che creo disordine, ma non mi accorgo. E questo è un momento di autoriflessione e questo è l'obiettivo della lettura del Sacro Corano. Per questo motivo, importante è che ogni volta quando noi leggiamo la Yashurun, che loro fanno qualcosa di male e non si accorgono, quei infedeli, per esempio anche nella storia, no? Quei infedeli, miscredenti, quelli che hanno cercato di uccidere i musulmani e tutto questo all'inizio, che sono i primi indirizzati, o si pensa che siano i primi. Le prime persone che sono indirizzate in questo versetto non si accorgevano che sono loro che creano disordine. Lo hanno fatto nel loro modo di pensare con una certa sincerità. E questo è la Yashurun che non si accorgono. Va Isa Kilalahu. Va Isa e Isa quando Kila si dice Lahum a loro, Aminu credete, Kama come Amana ha creduto la gente, Kalu dicono o rispondono a questa a. All'inizio è un modo di chiedere, a nome loro, forse crediamo,
dobbiamo ancora credere, o dovremmo forse credere, Gamma come ha creduto, Amara ha creduto, Asofaha gli stolti, come hanno creduto gli stolti. E qui è importante che questo è anche una cosa di misurare, che coloro che credono sono sempre visti da coloro che non credono come gli stolti. Ah, chi stupidi sono che credono ancora in queste storie e tutto questo. Questo è che Kama amano sofò, che le persone dicono perché noi dobbiamo credere? Queste sono le storie di storia, anche se ora non lo dicono o non si dice nella quotidianità, ma come sono scritti gli articoli sulle diverse fedi e su tutte queste, no? Ha sempre una connotazione, un'arroganza dentro che ah, noi siamo gli intelligenti, i razionali e loro sono gli storici. Questo è come alla 1400 anni fa nel Sacro Corano l'ho osservato già, che quando si invita queste persone di avere la fede, la loro risposta è che quelli che hanno la fede è quella una cosa per gli stolti. No? Kama amana sofahau, Allah, ora la risposta ancora di Allah è Allah, guardatevene. Attenzione. Innahum sono loro, loro gli storti, ma non lo sanno. Che le persone che vedono con diffidenza, con arroganza, con tutto questo, i fedeli, i credenti, no? Senza aver ascoltato, senza aver cercato di capire, senza vedere i risultati che queste persone portano dalla fede, sono loro che non sanno, alla fine sono loro gli ignoranti, no? E anche nelle scienze è una cosa che chi non chiede le domande rimane lui ignorante. La fede è una prima ipotesi, e questa è una cosa che aumenta la sete per conoscere di più. No? Per questo motivo, questo è un versetto molto interessante e anche un momento di autoriflessione per noi, che va Isaacilalom amino kama amino so naso, kalu alomino kama amino so fahau, alain hum musafau, alakin lai alamun. Loro non sanno semplicemente cosa stanno facendo. Questa è una lezione per oggi, inshallah. Questa è la lezione per oggi dove noi abbiamo parlato di questi tre versetti. La settimana prossima continuiamo. Ora la seduta ufficiale di traduzione del Corano si conclude e poi, inshallah, noi ci vediamo la prossima volta, e ora qualcuno che vuole andare può andare, e chi vuole rimanere ha qualche domanda su questo che abbiamo imparato oggi può chiedere queste domande o qualcosa vicino a quell'argomento di oggi. Ora concludiamo la seduta ufficiale. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.